Buonasera a tutti, il Under 15 regionali sta per iniziare il match tra gli Ulivi Village e la Vallerano SG. Tutto pronto, il saluto alle tribune e il lancio della monetina. Con la palla gioca indietro Frangione. Con la palla buona di Aceto in avanti, bloccato il numero 8 Frangione. Aspetta la rimessa laterale, battuta ora. Tiro palla Sorrentino, prova il passaggio in avanti, buono però la palla dall'altra parte della Vallerano che riesce a sfruttare questa occasione. Davanti alla porta il tiro bloccato dal portiere degli Ulivi, la rimessa laterale ancora per la Vallerano. Mattia, Mattia, sali! Aspetta la rimessa laterale di Cappadonna, pallone in avanti direttamente in porta. Ha giocato poi con il capitano Ulissi in avanti a centrocampo, a destra per Sorrentino che poi lascia il pallone in avanti, la palla dentro l'area in anticipato. Cedere un'ottima occasione qui in zona d'attacco, il calcio d'angolo per Ulivi Village, il pallone indietro verso il capitano, poi Aceto tiene palla allarga sulla sinistra, la palla al centro, viene intercettato il pallone da Moretti e poi può risalire la Vallerano. Vai che è girato. Da solo in mezzo a due, sale davanti al portiere, l'ottima parata di Buresta, mette in calcio d'angolo il portiere degli Ulivi, con le mani esce Buresta, controlla il pallone, gioca con i compagni. Entra dentro Mattia, entra dentro, lo cambio, questo è tuo già, tiri a spalle Aceto tiene il pallone, il numero 36 degli Ulivi che ora sta cercando una verticalizzazione con i compagni. Pochi spazi ristretti, esce la Vallerano con la palla al piede, riconquistato il pallone da Cappadonna che poi prova il tiro in porta. Fuori. L'uomo. Aceto tiene palla, la verticalizzazione. Esattamente nell'area di rigore avversaria. Con le mani Ferrara gioca il pallone in avanti. Poi è buona la palla sulla destra per la Vallerana che tira direttamente in porta e sigla il gol dello 0-1. Segnato Fontana, il numero 11. Un ottimo passaggio dalla porta di Ferrara. 0-1, Vallerano in vantaggio. Ulivi Village ora dal basso, prova a impostare l'azione offensiva, poi il tiro in porta della Vallerano di Orlando. La parata di Buresta. Forte pressing dell'uomo, veramente pochi centimetri dalla palla per intercettare questo pallone in centrocampo, poi ancora in zona di centrocampo il pallone messo in avanti, buttato verso la area di rigore degli Ulivi, riconquistato dall'uomo che ora può verticalizzare in avanti per Aceto, poi il tiro verso la porta di Torrone, termina sul calcio d'angolo, secondo calcio d'angolo di Fi. Torroni sulla palla, messo dentro l'area di rigore, il pallone è bloccato e buttato in avanti. Buresta, portiere degli Ulivi, prova il cross direttamente in porta. Una deviazione di Ferrara, potrebbe essere un'ottima occasione. Ancora calcio d'angolo. Calcio d'angolo Ulivi, dell'uomo mette la palla sul primo palo. Dentro l'area di rigore, serie di tocchi, poi non riesce Frangione a tirare il pallone in porta. Viene rimesso ancora in avanti. Un Buresta verso il portiere avversario. Ferrara con le mani, blocca. Dai, Francesco! Nico! Forte dispendio di energie. Aceto prova direttamente il tiro in porta. La parte sinistra del palo. Un'ottima occasione qui, ottimo il tiro. In avanti la palla tenuta da Fontana, giocata indietro. La Vallerano che ora prova ad uscire dalla propria metà campo in avanti, Fontana ha fissato il pallone su un ottimo intervento difensivo e la portiere Buresta, poi in zona d'attacco la rimessa degli Ulivi. Arriva il fischio e riparte il secondo tempo. Possesso la Vallerano subito però dell'uomo a riconquistare il pallone. Aceto tiene palla, gioca indietro con il capitano Ulissi in avanti, dell'uomo prova a girarsi, sottratta la palla al numero 11 e poi la Vallerano che prova a salire palla al piede. Sorrentino, Aceto
prova a verticalizzare, poi guadagna la rimessa laterale. Verticalizzazione dell'uomo sul contrasto contro Fontana, alla meglio il numero 11 della Vallerano, tiene il pallone nel gioco con Gubi che riparte dal basso. Poi la palla terra, il tiro dell'uomo troppo alto. Ottima occasione qui per gli Ulivi per riprendere il risultato in mano, poi il gioco subito in avanti, riprende a centrocampo, neanche il possesso, la Vallerano giocando ora indietro, uno dei primi palloni del secondo tempo, vista la forte pressione degli Ulivi, veramente pochi palloni giocati dalla Vallerano, ora indietro, il secondo passaggio verso il portiere, fischiato dallo direttore di gara, poi il gol di Sorrentino, non si capisce se il fischio è per la punizione o il gol di Sorrentino. Sì, il calcio di punizione sul doppio tocco del portiere della Vallerano. Sorrentino ne si avvicina al pallone, un attimo di tensione perché c'è stato anche il gol. La proviamo, diamo due secondi sulla riga, sulla riga. Tempo sul movimento. Mattia, col cazzo non lo stai? Tanta la sbagliata, Mattia! Oh, Mattia, in questo caso dovrebbe. Stai a dormire! La punizione battuta, la palla buona per il numero 11 dell'uomo, non riesce a tirare in porta. Vengono con il proprio capitano, Ulissi sulla sinistra, ancora Ulissi ad impostare, cercando i compagni in avanti, il cross lungo verso l'area di rigore, poi il tiro al gol dell'1-1 di Sorrentino che va a festeggiare con i compagni. Dalla panchina il mister, il presidente, il gol di Sorrentino, 1-1, tutto da rifare per la Vallerano, l'Ulivi Village, dopo una grande prestazione, arrivano al gol. Il capitano sul pallone, calcio d'angolo per l'Ulivi Village, quando manca veramente poco alla fine del match, il tiro di Sorrentino dal limite dell'area, alto. Sul fondo il pallone, Ulissi mette il piede sulla rimessa in gioco del pallone di Ferrara, ma non c'è più tempo, finisce qui, ottimo match, il Village che pareggiano 1-1 recuperando sul secondo tempo il gol della Vallerano, il marcatore Sorrentino, un'ottima prestazione veramente, finisce qui 1-1.